specie nei confronti. Nanak 1469-1538, mistico sikhista, originario del Punjab, regione di confine tra India e Pakistan, figlio di ricchi contadini e già padre di famiglia, quando nel 1499 ha una visione in cui Dio gli ordina di percorrere il paese predicando agli Hindu l'abbandono dei vecchi riti politeisti. Nanak mira a creare una sintesi tra induismo e islamismo per comporre il conflitto tra i fedeli delle due religioni. I seguaci di Nanak si chiameranno da allora Sikh, discepoli, i quali, al contrario del loro fondatore, nel corso degli ultimi secoli abbandoneranno la loro originaria tolleranza, specie nei confronti dei musulmani. Che cosa si può pensare? Commento che il mistico, come il santo, è un apice evolutivo della condizione umana e che, come tale, non può non predicare in ogni tempo la tomba delle religioni.